Termina il sogno di ritornare in Serie A per la Paffoni, battuta alla Pallabattisti 75-67 dall'Agri Bertocchio Orzinuovi, che in questa serie ha dimostrato di avere qualcosina in più rispetto alla squadra di Ghizzinardi, arrivata all'atto finale con il fiato decisamente corto. Il grande protagonista è stato Ruggero, autore di 16 punti, di cui 14 nel corso del primo tempo. L'ultimo a mollare invece nella Paffoni, capitano Gurini, che ha messo 5 punti per contenere un distacco che nel terzo quarto era arrivato anche a 20 punti a favore degli ospiti. Dicevamo di un'Omegna arrivata con il fiato corto, con le condizioni precarie di Gasparin per un risentimento muscolare, di Fratto che ha giocato stirato e con Simoncelli che ha giocato solamente nel corso del primo tempo, poi è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Un primo quarto che si era aperto con lo show di Ruggero, 3 triple per lui e più 6 per gli ospiti. Poi la risposta della Paffoni con 8 punti di Arrigoni, le triple di Daniello e Simoncelli per l'illusorio vantaggio al decimo sul 22-19. Nel secondo periodo nuovamente lo show di Ruggero, altre 2 triple, imitato poco dopo da Scanzi per il più 8 dell'Agri Bertocchi sul 35-27. Un paio di canestri di Perez in penetrazione, un canestro di Villa sulla sirena con la Paffoni sotto però di 8 all'intervallo 35-43. Il terzo quarto, come in gara 1 e come in gara 2, è stato quello che ha di fatto spostato l'inerzia del match definitivamente, con gli ospiti capaci di andare sul più 16 con le giocate di Ruggero, di Valenti e di Scanzi. Vantaggio che è arrivato addirittura sul più 18, su 47-65 al 34esimo. Negli ultimi 5 minuti però ancora l'orgoglio della Paffoni con Gurini e con Perez. Omegna è riuscita quantomeno a contenere i danni chiudendo sul meno 7. Bella la scena finale con tutto il pubblico in piedi a salutare la squadra, e squadra che poi ha chiuso la sua stagione in curva insieme ai propri tifosi.